ma quel che fa perdere più tempo è tutto quello che non deve essere scritto. Frase presa dal romanzo di Torgny Lindgren, intitolato La ricetta perfetta, edito dalla casa editrice Iperborea. Un giornalista lavora per un importante giornale di Stoccolma, ma è sfortunato perché abita nel nord della Svezia e lì non succede mai niente. E allora decide di inventarsi delle notizie. Ma quando la verità verrà a galla, il direttore del giornale lo licenzia via lettera e gli intima di non permettersi più di scrivere e lui obbedisce. Proprio nel momento in cui stava scrivendo la notizia su uno strano personaggio che si aggirava con il suo furgone pieno di stoffe nelle campagne del nord della Svezia. Quest'uomo parlava un ottimo svedese, ma era certo, o quasi certo, il giornalista, che si trattasse in realtà del criminale nazista Martin Bormann, in fuga dopo la disfatta della Germania nazista. Attenzione però, non è un thriller sulla caccia a un nazista, al contrario. Il giornalista smette di scrivere e lo ritroviamo ultracentenario nel 2000 o giù di lì in una casa di riposo. Quando viene a sapere che il suo ex direttore di giornale è morto, decide di riprendere a scrivere. Non c'è più ragione di rispettare quell'ordine vecchio di oltre 50 anni. E riparte da quella notizia a proposito del misterioso personaggio che forse è un criminale nazista in fuga. Torgny Lindgren è uno scrittore un po' particolare, poco conosciuto in Italia, anche se Iperborea ha tradotto molte delle sue opere. Per costui la storia è sempre l'occasione per affrontare con un taglio originale, da una prospettiva poco consona, certi temi. E io credo che la ricetta perfetta ne abbia almeno tre. Il primo, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, anche le persone, non solo gli eserciti, prendono l'abitudine di viaggiare. Magari non vanno molto lontani, magari ci si limita a raggiungere quella collina o quel villaggio oltre il monte dove non si andava quasi mai. Il mondo diventa sì più grande, ma anche più raggiungibile e anche se si vive in una sperduta regione della Svezia, ebbene il viaggio, la voglia di andare, di conoscere, può cogliere un po' chiunque e soprattutto si può fare. Il secondo, il cibo. Adesso noi siamo invasi da cuochi e ricette, ma Lindgren in questo libro celebra un tipico piatto della campagna svedese che si chiama polsa. Ignoro che gusto abbia, ma i due protagonisti che troviamo in questo romanzo decidono proprio di viaggiare di villaggio in villaggio a caccia della ricetta perfetta di questo piatto. Il cibo ridiventa, dopo la guerra, dopo la penuria e la fame, il mezzo per conoscere, per conoscersi, per avvicinarsi gli uni agli altri. In un mondo, il nostro, dove si getta il pane e si spreca l'acqua, veder tratteggiato con tanto affetto un umile piatto contadino è una bella lezione che dovremmo fare nostra. Il terzo, questo libro è anche una storia sulle storie, una riflessione intelligente, anzi arguta, su che cosa siano, quale debba essere il lievito che le fa nascere e vivere così bene. E il lievito è, come forse si può intuire, la manipolazione. Lindgren, prendendo come protagonista un oscuro cronista di provincia che si inventa le notizie e che dopo oltre 50 anni riprende a scrivere una notizia fasulla su un criminale nazista che va a zonzo a caccia della ricetta perfetta della polsa. Assieme a un giovane immune dalla tubercolosi ci comunica appunto questo. L'arte del romanzo, della narrazione, si basa sull'inganno, ma è un'arte difficile da perseguire, proprio perché deve sempre dare l'impressione di essere assolutamente veritiera.
in modo da incantare chi legge o ascolta. E d'altra parte, solo l'inganno è davvero in grado di affrontare ogni tema, la tragedia come la farsa, il dramma come la commedia, i temi alti e quelli bassi, meschini, non perché l'inganno sminuisce o falsifica la realtà dandone un'immagine distorta, ma perché soltanto l'inganno rende accettabile la nostra condizione di esseri sfuggenti, imprevedibili, inconoscibili. In una parola, sciagurati. Alla prossima e ancora e sempre, non per la gloria, ma per il pane.